Sono un infermiere dell'oncologico di Bari e volevo denunciare che i vaccini sono stati fatti a persone non oncologiche e non caregiver, ma ad ex dipendenti e loro familiari e a, scritta un po' così, segretario, e a responsabili di ditte esterne e a quelli che portano la comunione. Il 27 aprile in redazione ci è arrivata questa lettera anonima con la firma l'infermiere, segretario della FIALS Domenico Losacco. È una notizia verosimile? Avevate anche voi posto l'accento su questa cosa o è un mitomane qualunque? Già a marzo scorso avevo ricevuto delle segnalazioni, anch'io in forma anonima, allora c'era il precedente direttore generale Antonio Del Vino, in merito a una erogazione anomala dei vaccini anti-Covid. Fosse vero, fatto all'interno dell'istituto oncologico, sarebbe ancora più... Guardi... Fosse vero, perché noi siamo qui proprio per chiedere che venga fugato ogni dubbio rispetto a questa cosa, in modo tale da non tenere ancora quell'alone di... a Uma Uma, no? Quando sono venuto a conoscenza di queste notizie, a marzo, inoltrai apposita nota al precedente management aziendale con la quale chiedevo delucidazioni in merito. E me, a tutt'oggi non ho ricevuto nessun riscontro in tal senso e oggi lei mi sta informando di questa notizia che a distanza di qui quasi due mesi... scriverà ancora, ci dice. Che farà? Cioè, lo stiamo dicendo. A questo punto, proprio perché per fugare ogni qualsiasi dubbio e per garantire la piena trasparenza ai pazienti oncologici e ai loro assistenti, caregiver e anche al personale che ci lavora, che è impegnato nelle attività vaccinali, quindi a tutela anche dell'immagine degli stessi, chiederò delucidazioni in tal senso e approfondimenti in merito a questa notizia. Che auspico qualcuno sia... che è molto esperto a spuntare le liste, chiami questa persona magari, viene qui, le aiuta, vede... Ce l'ho, ha diritto, non ha diritto, no? Che basterebbe l'elenco, no? Credo traccia del vaccino. Credo di sì. Il controllo sarebbe persino più facile qui all'oncologico qualora ci fossero i furbetti. Perché? Perché all'oncologico chi poteva vaccinarsi? All'oncologico può vaccinarsi il paziente oncologico in cura presso questa struttura e quindi poi ne riceve comunicazione tramite il medico che lo ha in cura e i caregiver di quel paziente. Quindi non può venire da fuori qualcuno? Eh no, perché non è un hub vaccinale. Figure esterne? Assolutamente no, perché è una struttura dedicata prettamente ed esclusivamente a patologie oncologiche e in questo caso specifico chi fruisce del vaccino è il paziente oncologico e il suo caregiver. Quindi non ci sono alternative, questa volta il controllo viene da sé, tutto il resto è furbizia, qualora ci fosse stato. Lei fa spallucce, speriamo che effettivamente non ci troviamo di fronte a un ennesimo abuso. Credo che un controllo minuzioso e approfondito di chi ha fruito dell'inoculazione vaccinale potrà dissipare ogni eventuale dubbio in tal senso e potrà ristabilire la verità. Confido in una infondatezza di questa notizia e quindi che nulla sia successo. Però a questo punto è giusto e doveroso fare i dovuti approfondimenti del caso e verificare. Non è che c'è il suo nome? Assolutamente è sicuro. No. Assolutamente. Dice lui, non avrei chiesto che si andasse a fondo, no? E ormai il mio modus operandi è ben conosciuto e acclarato in tutte le sedi possibili e immaginabili, non mi permetterei mai, perché proprio il sottoscritto quotidianamente è a tutela proprio di quei colleghi, di quei lavoratori che si spendono per dare un'assistenza d'eccellenza e quindi se avessi contezza io materiale e la prova provata sarei stato il primo già ad andare in Procura della Repubblica e denunciare il tutto. Siamo sempre qui, commissario delle donne, avvocato La Scala, sa, l'organismo che va lì a controllare in AS chiunque, c'è anche la FIALS che dice andiamo a fondo, vediamo, con la speranza che non ne sia successo niente, in modo tale da preservare l'immagine dell'oncologico. Assolutamente andiamo sì. A chiamare qualcuno, veniamo.